ciao, e siamo qui con Christian ancora una volta per voi per degustare degli ottimi vini. E oggi è la volta di un vino marchigiano, un vino molto molto particolare, Pignocco dell'azienda Stefano Tonucci. Pignocco, che nome? Pignocco è un bellissimo bravo nome. E l'azienda Stefano Tonucci è un blend, un insieme di Lacrima e Cabernet Sauvignon, Moscato Rosso e Montepulciano. Andiamo a vedere questo vino, com'è che si presenta nel bicchiere, claro, perché direi anche l'etichetta è molto bella, la presentazione è molto 13 gradi di vino, e prima hai visto adesso la parte tendenza ti ho un po' spiazzato, buongiorno, mi hai anticipato, esatto, siamo pronti. Allora, intanto direi che al colore è un bel rosso vino con riflessi porpora, esatto, e anche consistente, è abbastanza consistente, esatto. Sì. Naso. Io quindi giocherei il molto intenso. Fantastico. Sì. Se non lo mettiamo qui con due vitigni molto molto profumati, con la Lacrima e il Moscato Rosso, l'impatto. Una botta di vita al naso. L'impatto non poteva che essere. Questi frutti rossi, io qui parto con i frutti, a me viene da pensare qui un c'è po' una marea di frutti. Della mora matura. Esatto. Della fragola matura, della marena. C'è un'esplosione di frutti che ti. Sarebbe da star qua. Ad annusarlo. Però noi lo beviamo. Lo beviamo anche. E vai. Ok. Rimane secco comunque. Rimane un vino secco, sì, piacevole, molto persistente. Morbido, un pelino di tannino che comunque lo rende già pronto, bevibile come vino. E è un vino molto interessante. L'amico Daniele Rotatori sta lavorando molto bene. Complimenti. Complimenti. E potremmo dire che come abbinamento, filo, ci vederei un bel primo, qui diamo valore alla Romagna, vai, con un cappelletto super tradizionale, asciutto, okay. Sì, asciutto. Cosa ci mettiamo dentro nel ripieno? Bella domanda, io gli metterei della ricotta nel ripieno, quindi una bella ricottina che rimane delicata, okay. E di un gusto. Ma quella consistenza che ha un po' col Montepulciano, come andiamo a completarla col vino? Cioè, cosa ti direi? Nel ripieno un'aggiuntino di qualcosa? Nel ripieno magari no, ma fuori, salterei in padella con un po' di formaggio di fossa. Wow! Poco formaggio di fossa. Poco, meraviglia, fantastico. Grazie. Amici di vino, serviamolo. Sì. Ricordati, a 12 gradi. 12 gradi? Ah, beh, sì, cavolo. Serviamo. Temperature molto importanti. Sì. 12, massimo 14 gradi. 12-14 gradi. Massimo. Ricin, allora aspetta, no, 12-14 gradi e poi andate su madeinvino.com con soli 19,90 e due bottiglie di vino che vi arrivano a casa avrete la possibilità di diventare, cavolo, sommelier. Quindi adesso sì ci siamo, amici di Made in Vino, cin! Grazie, ciao!